concorrenti, sveglia, bisogna andare a lavorare. Sveglia, sveglia ragazzi, sveglia, è tardi, sveglia. Sveglia, Luca e Valeria, sveglia, gli innamorati del reale, sveglia. Sveglia, sveglia, Rocco sveglia, e Gino sveglia, è tardi. Gli uomini devono andare a pulire le stalle, Nena la russa, Mary sveglia le rotte, su, Antonio sveglia. Senza cuscini, voglio dire. Su Alessia, sveglia! Cosa che ci aspettano? Mamma mia, tra un po' arrivano, ragazzi, sveglia, Cosimo sveglia. Un'altra volta, volevi respirare. Si può svegliare un po', svegliare. Ok, ma chi me l'ha fatta a fare? Io volevo dormire, ma chi me l'ha fatta a fare? Si può svegliare un po'. 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 Potete fare colazione, intanto alcuni di voi potrà contare nelle cucine della tenuta raccolta di Luca, avrete tutto quello che vuoi aggiungere nella raccolta, tante che buoni cortesi. Tutti quanti in piedi, 5, 4, 3, 2, 1, buongiorno ragazzi! Non si può! Sei già entrata nell'orecchio alle 5 di mattina, già non lo so. Andiamo ragazzi, andiamo, dai. Buongiorno, si vede dal mattino ragazzi. E se il mattino siamo noi. Mi sono sparite le mutande. Chi se ne fanno? Chi se ne fanno delle mutande? Uscite il cellulare! Ragazzi, uscitemi il cellulare! Mo mi incazzo di brutto! Dove sta il mio cellulare? Ma se no che me l'ho detto a voi! No, me l'avete fottuto! Dove c'è il cellulare? Litigare, quanto litigare? Io mi nascondo. No, ma tu l'inverno ti riscaldi bene, il cellulare, il cellulare, aspetta, il cellulare, tutte le cose dentro, tutte le cose.
Dammi 5 euro. Te ne porto io. 5 euro. 5 euro. Per farlo anche 10, basta che lavora a 5 euro. Non lo so. Non mi piace senza pagare. Come devo campare? Il telefono tu. No, non ce l'ho, lo vuoi comprare? Voglio trovare il mio. 15 euro, non per telefonino. Oh, sto cazzo, sai quanto pagato? 450 euro. Sanno la ricarica, 15 euro. Ma io lo voglio. Allora sei stato tu? No, l'ha preso con la bambina. Sai che quello che fa? Dai, che c'ho. Ma rubare i soldi, ci sento io 5 euro, non è un problema. Ma per so, ma che le... Scusate raga, ma se prima non mettete a posto, come fate a dire ma preso, ma preso? Ma io stamattina come faccio con la combinazione? No, ma almeno c'è, voglio dire. No, ma vivo tutto reale, cioè, va bene. Tu c'hai, ce l'avevi che mi fai? Tu lei consumati ieri sera, io stavo imbriato. Tu lei consumati ieri sera, stavo imbriato. Ma si risolve? Mi ricordo che stavo dicendo a palo, che sono caduto a terra. Che sei giocato a casa. Bene ragazzi, mi siete comodati al tavolo del batteria per questa mattina. Dopo aver comicolare potrete fare colazione. Preparare la colazione sono Marco il nuovo arrivato e Angelo il Foggiano. Marco e la voce della massaia sarà Maria. Fame? No. Cibo? No. Io no. Loro? Sì. Che cosa fai? Tu devi preparare la tua esistenza. Guarda, ti faccio squalificare dalla masseria. Ma chi è arrivato? Ma non esiste. Guarda, guarda, guarda. È un ladro. Lascia, lascia. No, sputa, sputa, ha detto sputa, non esiste. No, io vi faccio sputa. Basta, io parlo con Manila e vi faccio squalificare dalla massa. Vi faccio squalificare. Allora, vi do 3 secondi. 1, 2, 3, Manila! Mi dirà che ci sta. Ma 25 persone. Ma fate schifo veramente. Io vi giuro che mi faccio squalificare. Non appena ne parlo con Manila. No, 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 per lei. Io vi faccio squalificare. Ricordatevi che io vi faccio squalificare. Abbiamo già preparato un sacco di roba. Ci sono 25 ragazzi che rimane, aspetta. Mettila! Ci sono 10 secondi per preparare la colazione, anzi 10 secondi. Abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta. Andiamo, andiamo, andiamo. Basta, dai.